Buongiorno, per chi non mi conosce mi presento, sono Nicola Chiacchio, 27 anni, sono laureato in architettura ed esercito la professione. Sono un consigliere comunale uscente e il mio impegno politico è iniziato 5 anni fa con una significativa affermazione che mi ha portato alla mia prima esperienza politica, ad essere eletto consigliere comunale. Nella mia attività consigliare ho partecipato attivamente alla vita politico-amministrativa, dando anche il mio contributo alla redazione del regolamento edilizio comunale, in qualità appunto di componente della Commissione Consiliare Urbanistica. Mi sono fatto promotore di un'iniziativa volta a sensibilizzare le problematiche dell'immigrazione nel nostro territorio, portando all'attenzione e all'approvazione dell'intero Consiglio Comunale di una specifica delibera in merito. Ho istituito un comitato cittadino che affrontasse le problematiche inerenti alla maggiori tributi, offrendo gratuito patrocinio a tutti i cittadini. Ho quindi partecipato con serietà e correttezza al dibattito politico, rispettando il mio ruolo, impegno e professionalità che da sempre ho messo e metterò a servizio del mio Paese, venendo ripagato dalla fiducia degli elettori, conquistando una più che significativa affermazione nella difficile battaglia elettorale delle provinciali, dove ho ottenuto ben 1874 preferenze nei 3 comuni di Sant'Antimo, Grumo e Casandrino, e di cui circa 900 solo a Casandrino. Grato di questo risultato, ho avvertito la necessità di confermare il mio impegno in risposta ad un così significativo riscontro elettorale. La mia missione politica non è meschina demagogia e clientelare, ma nasce da una riflessione che la mia formazione culturale mi ha portato negli ultimi anni ad elaborare. Nella mente affiora, come certo come centro dei miei pensieri, l'icona maestosa dell'uomo vitruviano di Da Vinci, l'uomo come misura dell'universo, del mistero e della trascendenza. E sulla misura dell'uomo si focalizza la mia e la nostra politica. La mia politica, la nostra politica, sarà la politica del dubbio, dell'efficienza e della immanenza. Il dubbio, come diceva Renan, senza dubbio perdiamo l'esatta valutazione dei fatti e delle cose. La mania della certezza è l'anticamera del fanatismo. L'efficienza, parafrasando Julien, è quella modalità discreta, indiretta di operare facendo leva sul dubbio, sulle trasformazioni silenziose, senza forzare gli eventi, facendo crescere progressivamente l'effetto attraverso lo svolgimento. Questo motiva il mio slogan elettorale, cioè la soddisfazione del realizzare nell'espressione delle idee. Ma per cui questo sia possibile è necessaria l'immanenza. Infatti l'efficienza al politico consiste sul captare l'immanenza all'opera nella situazione che si rinnova, in relazione alla trasformazione. Cioè questo è il potenziale delle situazioni che assorbono le circostanze, per far emergere da queste le